Funghi. Sono anche belli. Allora, risotto ai funghi. Funghi freschi da presi in montagna. Questi me l'ha dato mia zia che l'ha raccolto in montagna. Tagliamo. Poi spicchio d'aglio con olio. Così fanno bene. Tanto Tagliamo. si rimpiccioliscono. Nell'altra padella ci vuole un po' di burro e la cipolla bianca o dorata. Non bravano tanti. La fate rosolare e poi ci mettete dentro il riso. Ovviamente prima di mettere il riso preparate il brodo. Che adesso glielo preparo. Intanto i funghi vanno, per cui sono due padelle. Ci può nemmeno. Bianca? Quanta? E Io metto un metà. spicchio d'aglio, volevo metterne due, ho detto no, quanta. Praticamente metà. È arrivato lo chef. Ok, allora dopo aver ovviamente il riso deve essere cotto. Mettete i funghi cotti dentro nel riso e mischiate. Ovviamente con una mano, non è che metteteci anche un po' di prezzemolo e il gioco è fatto. Questo è il risotto ai funghi, che è stra buono.